Maria, Madre della Chiesa. Dalla croce Cristo ci affida sua madre, affinché ciascuno di noi, affidandoci noi stessi a lei, possiamo essere uno strumento nelle mani della Divina Provvidenza per essere lievito nella pasta del mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Sotto la croce ritroviamo ciò che è rimasto della Chiesa. Poche donne e un solo apostolo. Ma è dalla croce che rinasce il nuovo popolo di Dio. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Maria è qui nuova Eva. Da Cristo riceve il primo di tanti nuovi figli. Non secondo la carne, ma per grazia. Lasciarsi accogliere da Maria nella Chiesa e così accoglierla come nostra madre. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. È la sete di un amore che si scontra con l'aceto della nostra miseria e povertà. Quanto è difficile amare i fratelli, ma solo nella Chiesa possiamo trovare Cristo. Non si può amare a parole o senza che l'amore sia messo alla prova. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo consegnò lo spirito. Morendo, Cristo ci consegna lo Spirito. L'amore si dona quando non si ha più nulla da donare. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. C'è fretta di togliere la morte, un senso di vergogna che cerca di non rovinare la festa vicina. Ma la croce deve sempre rimanere il segno di un amore tragico e incondizionato. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro, che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con la lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Come le vittime sacrificate nel Tempio a Pasqua, così a Cristo non sarà spezzato nessun osso. Dal suo fianco, come sorgente, scaturisce sangue e acqua. Essi richiamano al battesimo e all'Eucarestia. Come dal fianco di Adamo nasce Eva, così da quello di Cristo nasce la Chiesa. È la Chiesa l'unica sposa di Cristo. Uniti come una sola carne, vivono l'uno per l'altra. La Chiesa non dimentichi di essere il corpo crocifisso di Cristo nel mondo.